Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata della Casa della Salute. Le case della salute oggi a Parma e provincia sono una realtà, un modello forte, un presidio del territorio dove l'integrazione tra servizi sanitari e sociosanitari fornisce risposte sempre più immediate ai bisogni dei cittadini. Parma è stata pioniera nel far mettere radice a queste strutture che oggi per i cittadini sono davvero un punto di riferimento. Noi proseguiamo nel nostro viaggio per conoscerle meglio affrontando oggi un tema di strettissima attualità. Lunedì prossimo, infatti, 25 novembre, ricorre la giornata internazionale contro la violenza alle donne. Una violenza su cui davvero tutti dobbiamo aprire gli occhi, un fenomeno trasversale che interessa ogni strato sociale, economico e culturale senza differenze di razza, religione ed età. Una donna ogni giorno viene uccisa. Pensate che nel mondo un omicidio su sette avviene tra le mura di casa. Secondo l'ultimo rapporto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, il 33,9% delle donne che ha subito violenza per mano del proprio compagno non ha parlato con nessuno dell'accaduto. Molte sono le iniziative promosse dall'azienda USL di Parma. Si va dai percorsi di empowerment nelle case della salute di Colorno, vedremo nel dettaglio di che cosa si tratta, animazioni teatrali, itineranti in strada a San Polo di Torrile, grazie al Teatro dell'Oppresso, alla cooperativa Jolly, e poi anche una giornata sempre a Colorno aperta alla comunità per parlare insieme di conflitti tra uomini e donne. Ne parleremo oggi in studio con i nostri ospiti. Vado subito allora a presentarli. Sono qui con noi questa sera il sindaco di Colorno, Michela Canova. Buonasera sindaco. Buonasera. Il direttore Paolo Volta, direttore dell'attività sociosanitaria dell'ASL di Parma. Buonasera direttore. Buonasera. Il dottor Carlo Percudani, dirigente medico responsabile della Casa della Salute di Colorno. Buonasera dottore. Buonasera. Il sociologo Marco De Rio dell'Università degli Studi di Parma, che fa parte tra l'altro dell'Associazione Maschile Plurale. Buonasera dottore. Buonasera. E infine la dottoressa Maria Grazia Loss, sempre della direzione dell'attività sociosanitaria dell'ASL e anche presidente del CUG, Comitato Unico di Garanzia dell'azienda USL. Buonasera, buonasera dottoressa. Tanti gli argomenti che affronteremo, ma ora ci fermiamo per una pausa pubblicitaria. La linea va dunque alla regia. Ben ritrovati in studio, violenza sulle donne, dottor Volta. Le iniziative promosse dall'azienda USL per aprire gli occhi su un tema delicato come la violenza alle donne sono tante e coinvolgono non solo gli operatori sanitari. Iniziative che nascono da un percorso che ha messo in rete istituzioni, forze dell'ordine, università, mondo della scuola, sistema carcerario. Sì, sapete, noi come azienda sanitaria per prima cosa ovviamente dobbiamo occuparci degli aspetti più prettamente sanitari della salute. Pertanto insieme all'ospedale si sono creati dei percorsi relativi all'accoglienza in pronto soccorso, in ospedale maggiore ma anche a Vaio e a Borgo Taro, delle persone, delle donne che possono aver subito violenza di ogni genere, fisica o sessuale. Con percorsi dedicati, spazi appartati, possibilità di avere dei colloqui privati. Ma in una visione della salute che è oltre l'aspetto strettamente sanitario, ma che coinvolge perciò anche l'aspetto sociale, ci siamo interrogati di come si poteva rispondere meglio a questo tipo di problemi. Si è iniziati già ormai da un paio d'anni con percorsi formativi insieme alla provincia per tutti gli operatori nostri, ma anche dei comuni, gli assistenti sociali in particolare, le agenzie del, diciamo così, del controllo, per cui carabinieri, polizia e polizia urbana, e facendo una rete di tutti coloro a cui le persone si possono rivolgere e che possono essere interpellate perciò per dare una risposta. È stata una formazione professionale pertanto nel cercare di mettere in condizione i nostri operatori di rispondere nel modo migliore a un'eventuale domanda. Anche questo però non ci è bastato, cioè ci siamo resi conto di come ci siano altri aspetti della nostra società che vanno coinvolti e vanno responsabilizzati. In particolare abbiamo scelto tre filoni importanti. Il primo è quello della scuola e insieme ancora una volta alla provincia di Parma si è fatto un intervento nella scuola per cercare, provare a smontare alcuni miti che anche nella scuola passano sulla mascolinità, sulla capacità del maschio nei confronti delle femmine di essere più forte, di avere più potere e così via. Un secondo aspetto importante è stato quello di cercare di
capire meglio il problema e incominciare a trattarlo in coloro che hanno agito la violenza, gli stalker o addirittura coloro che hanno fatto reati anche più gravi, attraverso un progetto in carcere a Parma, che vede coinvolti i nostri psicologi per un approccio di conoscenza e di proposta di cambiamento, il percorso di cambiamento. Ma quello di cui parliamo oggi è il percorso invece più sulle case della salute, perciò il versante sociale, e cioè il tentativo di allargare il numero delle persone che sono in grado di vedere quello che sta succedendo, stringere le maglie perciò di questa rete, continuando la formazione dei nostri operatori all'interno della Casa della Lo stimolo è Salute, quello della prevenzione, insomma, di del... riuscire a vedere, a comprendere, ad accogliere queste donne, Casa della Salute sicuramente, ma non solo, associazioni e istituzioni del territorio, comune prima di tutto, ma anche associazioni di Certo. volontariato e quant'altro, parrocchie e quant'altro, e per arrivare alla popolazione generale, proprio tutti quelli che cerchiamo di contattare attraverso gli open space technology, attraverso il teatro dell'oppresso, attraverso iniziative che non siano la solita assemblea Sì. pubblica che così tocca poco. Sindaco Canova, qual è il ruolo del comune di Colorno in questo caso all'interno di questa iniziativa, ma più in generale su questo tema? Ma all'interno di questa iniziativa il Comune ha cercato di favorire la realizzazione di questi incontri sul nostro territorio facendo la sua parte, chiamando le associazioni che potevano essere interessate. In primis sono stata coinvolta perché sono interessata da questo fenomeno che percepisco in maniera latente, cioè ho la sensazione quotidiana di un qualcosa che bolle sott'acqua, perché rispetto al passato dove c'erano questi fenomeni di violenza magari più isolati ma conclamati, per cui da anni noi abbiamo come comune una convenzione col centro antiviolenza di Parma o col centro di aiuto alla vita, dove appunto abbiamo svolto un'attività ricoverando queste situazioni di estrema violenza che avevano bisogno assolutamente di un allontanamento. Però ultimamente assistiamo a qualcosa di diverso. C'è una violenza più silenziosa, fatta di quotidianità, mi viene da dire, E ci sono anche che elementi nuovi che stanno certo, nutrendo questa violenza. gli elementi sono rappresentati sicuramente dalla difficoltà economica, cioè il collante di questi nuclei familiari che è anche in qualche modo la disponibilità economica, quando viene a mancare e non c'è dietro qualcosa di importante che tiene legato quel nucleo familiare, è molto facile, no, che succedano queste cose, per cui magari l'approccio col nucleo familiare è del tipo ho bisogno di un aiuto economico, ma nel corso della chiacchierata viene fuori qualcosa di diverso e questo noi lo stiamo rilevando anche e soprattutto in quei nuclei extracomunitari. Ricordo che Colorno è il terzo paese della provincia per residenze extracomunitarie, dove appunto da una parte la difficoltà economica, dall'altra dei modelli che non rispondono più a quella che è la civiltà con cui si vengono a fronteggiare, che è la nostra, e per cui mettono in crisi appunto il rapporto tra uomo e donna, donne che quindi in qualche modo intendono emanciparsi, ma che pagano lo scotto di questo loro Tra tentativo. poco ci soffermeremo proprio a parlare su un elemento fondamentale, lo diceva lei, integrazione e cultura, altri due pilastri, ma come il Comune di Colorno, anche il Comune di San Polo di Torrile ha preso parte e patrocinato le iniziative dell'azienda USL. Andiamo allora a sentire Andrea Rizzoli, il sindaco del Comune di San Polo di Torrile.
Nel 2012 in Italia sono state uccise 120 donne, nei primi sei mesi del 2013 si contano 65 femminicidi. Oltre alle donne uccise, vanno contate anche tutte quelle che, pur non avendo perso la vita, sono state maltrattate, picchiate e violentate. Nella maggior parte dei casi si tratta di violenza domestica. Gli autori dei delitti, infatti, sono per lo più mariti, fidanzati, ex partner. Secondo l'Istat, negli ultimi anni il tasso di omicidi che avvengono in ambito familiare e sentimentale è gradualmente aumentato. La violenza sulle donne è una piaga che l'umanità non è ancora riuscita a sanare. Nonostante il passare degli anni, i ricambi generazionali, il vario di nuove leggi, ancora oggi milioni di donne subiscono violenze di ogni tipo. Per porre l'attenzione su questo gravissimo problema e sensibilizzare uomini e istituzioni di tutto il mondo, il 25 novembre si celebra la giornata internazionale per l'eliminazione delle violenze sulle donne. Abbiamo aderito in modo costruttivo a questa iniziativa dell'USL, grazie anche all'elaborazione con l'assessore dei servizi sociali del comune di Torrile, e su un tema credo estremamente importante e estremamente delicato. E noi riteniamo la donna importante all'interno della comunità, ma non deve essere sempre una cosa vista come un'eccezionalità, ma come una cosa normale, ed è chiaro che dobbiamo lavorare quotidianamente perché questo avvenga. E noi tutti i giorni sentiamo dai telegiornali, lo leggiamo sui quotidiani, che ci sono sempre più donne in difficoltà, che sono sempre più donne che subiscono delle violenze, e spesso purtroppo le subiscono all'interno delle mura domestiche. E credo che sia questo un tema estremamente delicato, ma che debba essere preso con le dovute modalità, nel senso che ci deve creare quella cultura di condivisione del rispetto appunto della donna come figura, come persona umana. E credo che debba essere un tema condiviso tra tutti gli attori del territorio, quindi tra ovviamente l'amministrazione comunale, ma tra le associazioni, tra le famiglie. Noi crediamo molto nel ruolo della famiglia, e quindi è all'interno della famiglia che dobbiamo lavorare perché si crei questa cultura. E perché appunto si identifichi anche nel comune un luogo a cui rivolgersi attraverso anche i vostri servizi sociali, un luogo di ascolto del cittadino. Sì, assolutamente. Noi da sempre crediamo che il comune non debba essere un ente astratto o un luogo dove non poter accedere, ma il comune deve essere aperto. Noi siamo qui apposta per, anche tra mille difficoltà, perché è inutile negarlo, però siamo qui apposta per dare delle risposte ai nostri cittadini, delle risposte concrete a quelle che sono le esigenze quotidiane delle persone. E quindi è importante che chi ha delle difficoltà, chi non sa a chi rivolgersi, deve sapere che all'interno dell'amministrazione e all'interno degli uffici comunali, dei servizi comunali, ci sono delle persone che sono ben disponibili di accoglierlo. Noi tra l'altro subito al nostro insediamento abbiamo creato lo sportello famiglia, un servizio nuovo per le famiglie, per le persone in difficoltà e anche in questo caso per le donne che hanno subito i maltrattamenti. Quindi venite perché siamo qui apposta. Dunque, un progetto dell'azienda USL che mette in rete le realtà del territorio, fulcro la Casa della Salute di Colorno. Abbiamo visto il ruolo giocato dai comuni, ma ora parliamo del ruolo giocato all'interno di questi progetti dall'università. Io credo che uno degli aspetti che va considerato è che stiamo passando da una fase in cui i soggetti si muovevano spesso in ordine sparso a una fase in cui invece si sta costruendo un lavoro di rete e si sta anche modificando l'approccio al problema. Non dimentichiamo che il problema della violenza è un problema difficile da rilevare, sia perché sappiamo che gran parte di questo fenomeno della violenza maschile sulle donne è sommerso, ci sono pochissimi casi di denunce e ci sono moltissime forme di violenza che è difficile raccontare. E ci sono anche molte difficoltà da parte dei servizi, da parte degli operatori presenti nel territorio di percepire anche da segnali o da comunicazioni magari indirette che ci sono appunto delle situazioni che andrebbero seguite e approfondite. E anche la percezione degli stessi soggetti, di chi subisce la violenza e di chi l'agisce, spesso è alterata. Quindi uno dei problemi che abbiamo in questi casi è che gli stessi attori principali non sono consapevoli di subire o di agire la violenza.
Quindi io credo che il contributo dell'università sia importante, perché da una parte può dare un contributo nella conoscenza, nello studio, nell'approfondimento della problematica, e dall'altro attraverso queste relazioni tra chi ha il compito di intervenire, di accompagnare, di seguire un po' tutte le difficoltà e di dare delle risposte, e il compito invece di chi ha come si può dire, l'obiettivo di comprendere quello che avviene e le radici di queste problematiche, credo ci possa essere una sinergia importante. Da questo punto di vista credo che il contributo di chi lavora nel campo della ricerca possa aiutare intanto ad avere un'immagine più ampia dei soggetti e delle questioni che attengono a questa problematica, quindi non solo, come spesso si è fatto, l'attenzione alle vittime, che naturalmente sono la parte più importante, diciamo, di questo fenomeno, ma anche dedicare attenzione e focalizzare il problema degli attori, che fino ad oggi è rimasto molto in secondo piano. E questo è importante proprio per capire come destrutturare poi queste dinamiche e questi processi. Ma poi anche dedicare molta attenzione a un ampio numero di soggetti terzi, cioè di soggetti che sono vicini, prossimi, nelle famiglie, nel territorio, nei quartieri, nei luoghi di lavoro, nelle reti amicali, nelle reti dei servizi. Ecco, acquisire una comprensione più ampia di quello che avviene è fondamentale, perché appunto gli attori in gioco non sono solo due. E in più credo che dobbiamo anche essere molto attenti al fatto che questa violenza non colpisce solo le vittime, è una violenza che altera le possibilità di relazione tra uomini e donne per tutto, per tutta la comunità. Quindi il fatto che l'azienda sanitaria, il fatto che i comuni, il fatto che delle associazioni di teatro o di altro genere, il fatto che l'università si uniscano è anche il segno di una comunità che si fa carico di un problema che la riguarda al proprio intero. Ecco, davvero sono tantissimi, come diceva, le persone che possono cogliere questi segnali di violenza. Prime sentinelle possono essere, dottor Percudani, anche i medici di base sicuramente, e all'interno della Casa della Salute di Colorno sono molti poi i servizi presenti che hanno un ruolo essenziale. Sì, la Casa della Salute è lo strumento che ha individuato la Regione Emilia-Romagna per portare in modo più prossimo possibile al cittadino i servizi sanitari di base. Nello specifico, la Casa della Salute di Colorno è una casa di dimensioni grandi che vede al proprio interno, oltre alla fondamentale presenza dei medici di medicina generale che lavorano in nucleo, servizi specialistici di diversa natura, tra i quali, per l'argomento in oggetto, sono di particolare rilievo i servizi di area materno-infantile, i servizi di area psichiatrica e il CERT. Tutti questi servizi devono lavorare assieme e devono raccogliere i bisogni della popolazione, particolarmente di quella popolazione più fragile, poiché il nostro compito come Casa della Salute è quello di affrontare sia i problemi della cronicità, ma anche e soprattutto i problemi delle fasce più deboli, i bambini, in questo caso le donne, gli anziani. Il modo per approcciare, per venire in contatto in maniera positiva con queste realtà, sicuramente vedono nella figura del medico di medicina generale un attore di primaria importanza, perché ancora noi in campagna viviamo in maniera molto positiva la figura del medico di medicina generale come colui che più conosce il proprio paziente, che è più vicino, che conosce la famiglia, a cui spesso ci si rivolge anche per un consiglio oltre che per una terapia. E direi quindi il medico di medicina generale, prima frontiera nel rilevare questo tipo di problemi, unitamente agli altri servizi di cui ho fatto menzione, e a un aspetto particolare per la nostra realtà che è quello del mediatore culturale. Noi infatti abbiamo al nostro interno questa figura che è nata un po' come sperimentale, che si è arricchita
nel corso di quest'anno e mezzo da cui è presente, che si è arricchita di funzioni, perché spesso, soprattutto ovviamente per le donne immigrate, rappresenta la confidente, colei a cui ci si rivolge per essere poi accompagnata nelle varie esigenze, e quindi anche questa direi che è una figura molto importante per rilevare il bisogno e per poi trovare assieme un modo per affrontarlo. Ne parlavamo prima infatti anche con il sindaco Canova, un elemento centrale su cui torneremo, proprio quello legato all'integrazione dei cittadini immigrati. Dottoressa Leasso, però non sono soltanto i medici a dover tenere gli occhi aperti. No, in effetti il progetto che è iniziato da quest'autunno coinvolge tutti gli operatori della Casa della Salute e gli operatori dei comuni, dei servizi sociali dei comuni, ma non solo, gli operatori delle forze dell'ordine e le associazioni di volontariato presenti sul territorio, e anche il parroco di Colorno. Il progetto si muove su tre obiettivi: l'obiettivo della sensibilizzazione e formazione degli operatori sanitari e sociali è senz'altro centrale, perché non vorremmo che in ogni punto della Casa della Salute, in qualsiasi punto, in ambulatorio, la persona che ha questo problema arrivi, l'operatore sia in grado di cogliere dall'osservazione, dall'ascolto, segnali e richieste magari non esplicite d'aiuto, come diceva giustamente il professor De Riu. Il fenomeno è molto sommerso, credo certo. Però che una formazione che renda capaci gli operatori di far emergere anche con modalità comunicative giuste il bisogno di aiuto sia fondamentale. Sappia anche questa formazione, noi speriamo, dare degli strumenti agli operatori per gestire la domanda di aiuto. E gestire anche le emozioni che questa problematica provoca negli operatori. Perché non dimentichiamo che questo non è un problema da cui ci si può difendere pensando che sia estraneo alla nostra vita, alla nostra identità di uomo o di donna. Abbiamo già visto nei primi incontri a Colorno che questo è un problema, ma l'avevamo già visto in passato, perché io credo che una formazione debba dare degli strumenti anche tecnici e professionali, ma debba anche far riflettere sulla propria cultura personale e familiare di uomo o di donna nell'approccio a questo problema. Un percorso in cui anche il teatro dell'oppresso con la cooperativa Jolly gioca un ruolo fondamentale. Andiamo allora a conoscerli. Il teatro come mezzo di conoscenza e come linguaggio, come mezzo di trasformazione della realtà interiore, relazionale e sociale. È il fil rouge del teatro dell'oppresso, un metodo teatrale elaborato a partire dagli anni 60, prima in Brasile e poi in Europa. Un teatro che rende attivo il pubblico e serve ai gruppi di spettatori per esplorare, mettere in scena, analizzare e trasformare la realtà che essi stessi vivono. Un teatro che si basa su una concezione globale dell'uomo visto come interazione reciproca di corpo, mente, emozioni. Usato come strumento maieutico e non come catarsi, questo teatro fa scaturire i grandi problemi sociali e collettivi. Un suo peculiare aspetto resta comunque il lavoro sul corpo per sciogliere le maschere muscolari e l'attivazione di un pensiero per immagini. Un teatro capace di far riflettere sul tema della violenza contro le donne attraverso un efficace e inedito cammino volto a costruire nuovi modelli di genere e nuovi modelli di relazioni tra i generi. Il problema della violenza noi cercheremo di raccontarlo coinvolgendo il
pubblico, in maniera molto semplice, facendo sì delle provocazioni teatrali, ma cercando il più possibile di stabilire un dialogo, di stabilire una relazione che permetta, attraverso il pretesto teatrale, di ridare voce a cittadine e cittadini che, in quanto tali, su questo argomento magari hanno delle cose da dire. Il lavoro poi si inserisce in un progetto più ampio, che è quello delle case della salute, che è costellato di varie iniziative, tra cui un importante pochi giorni dopo, proprio perché riteniamo anche noi che sia importante non celebrare soltanto la giornata del 25 novembre, ma continuare quotidianamente un lavoro di riflessione su questo tema e di azione costruttiva su questo tema, cercando magari di usare anche gli strumenti artistici che ci avvicinano alla conoscenza delle nostre emozioni, dei nostri sentimenti, e magari ci insegnano a cogliere anche nelle cose banali della vita quotidiana delle intuizioni, delle strade nuove da percorrere. Agire un'azione teatrale su questo argomento in strada è per certi versi molto complesso, perché si rompono le cornici tipiche del teatro che aiutano a creare l'attenzione e a favorire anche la partecipazione del pubblico. Sicuramente quando inizi a fare delle cose strane l'attenzione l'attiri. Dopo ci vuole un po' d'abilità e tanta fortuna nel riuscire a trasformare questa attenzione in una occasione di discussione comune, dove cerchi da un lato di sensibilizzare sul tema e dove dall'altro cerchi di raccogliere idee, visioni, impressioni, punti di vista e magari proposte di cambiamento. Qualcosa di simile l'abbiamo fatto lo scorso anno a Parma e a Fidenza, e abbiamo raccolto idee tra le più disparate. A colpire la nostra attenzione sono state soprattutto le persone più giovani, che hanno dimostrato una sensibilità straordinaria a questo tema e anche una lucidità di riflessione e di analisi che ci ha colpito. Ad esempio il fatto che alcuni ragazzi molto giovani spiegassero che dal loro punto di vista il grosso problema sono i modelli culturali, e cioè quello che la società ci offre come punto di riferimento, che molto spesso, dicevano loro, portano noi maschi a doverci calare nel ruolo del vincente, del super macio, e ci fanno percepire la femminilità come qualcosa da acquistare, possedere, utilizzare e poi disfarsene. Uno dei ragazzi faceva proprio il paragone con l'automobile: un'automobile l'acquisti, la sfoggi, ti fa sentire forte, ma quando non ti piace più o c'è un modello nuovo che ti piace di più, la abbandoni, e la macchina non protesta se l'abbandoni. Il problema è proprio questo, no? Poi finisce che nelle relazioni usiamo gli stessi meccanismi, perché questi ci vengono suggeriti da tutta una serie di modelli culturali. Attraverso appunto la possibilità in vari festival di portare i nostri laboratori e le nostre piccole performance, abbiamo incontrato persone con cui abbiamo elaborato pensiero su questo argomento. Quindi raccogli molto materiale, raccogli molte visioni, molte battute, molte idee, che poi cerchi di condensare e di
rielaborare in una forma teatrale che sia efficace, interessante e che il più possibile sia, e questa è una grande sfida, lontana dal rischio di parlare della violenza contro le donne senza capire che è un problema che ci riguarda tutti. Donne e uomini insieme a tessere la trama di nuove narrazioni che svelino i volti imprevisti e imprevedibili di nuovi modelli culturali per i generi e per le relazioni tra i generi. Tu sei il passato. Una donna una volta che è tua e tua per sempre, ti appartiene. È cosa tua. Tu sei un uomo. Sei più forte. Usa la tua forza. Che uomo sei? E se non può essere tua, non sarà di nessuno. Che uomo sei? La violenza sulle donne è un problema che deve riguardare tutti e fare sistema tra tutte le realtà e un approccio di sistema in tal senso è fondamentale. Un sistema, dottor Volta, che coinvolga forze dell'ordine, mondo della scuola e non solo. Sì, l'obiettivo di cominciare a pensare questo particolare problema, ma direi più in generale la salute come cosa che riguarda non soltanto la sanità, ma riguarda il benessere di una popolazione e pertanto coinvolge le aspettative, i desideri, gli aspetti culturali. Abbiamo sentito adesso come si è radicato alcuni pregiudizi rispetto alla funzione del maschio e della femmina all'interno della nostra società. Ecco, in questa visione l'intervento non potrà mai essere soltanto settoriale, deve per forza coinvolgere tutti. In particolare, come lei accennava, il discorso sulla scuola. Nella scuola, dove passano gli aspetti culturali importanti, deve esserci spazio per una riflessione sui rapporti di genere. E sempre di più questa sensibilità sta andando avanti e noi cerchiamo di supportarla anche attraverso progetti specifici. L'idea del rapporto con una ragazza come della macchina che si può cambiare quando si vuole, come abbiamo sentito adesso, è più diffusa di quello che pensiamo, la si ritrova nelle classi con cui si lavora ed è c'è proprio il bisogno di accompagnare, di ragionare, di pensare, di fare. Classi in cui tra l'altro ci sono anche diverse culture degli allievi, perché ormai questo è un fatto con cui davvero bisogna fare i conti, anche questo è un elemento centrale. Sicuramente, il discorso dell'integrazione fra le culture nella nostra società è una cosa molto importante, anche se io sottolineo con forza il fatto che questi tipi di problemi, violenza, non è legato a una cultura etnica particolare, quanto piuttosto a un aspetto molto più generale che riguarda proprio tutti gli uomini. E direi che percentualmente le violenze avvengono più con gli italiani che non con immigrati di altre etnie. È facile, ancora una volta, pensare che il problema sia fuori di noi, mettendolo con gli indiani piuttosto che con coloro di religione islamica. In realtà dobbiamo assumercelo proprio anche all'interno della nostra società, della nostra cultura italiana. Tenete conto che un altro passaggio che coloro hanno vissuto negli anni 60 era l'immigrazione dal sud, dove anche lì il rapporto fra le culture era certo, importante, e c'è stata un'integrazione progressiva, a volte faticosa, ma comunque molto produttiva. Sindaco, il Comune di Colorno ha attivato una rete che coinvolge i servizi sociali, la Polizia Municipale, ma anche il Comando dei Carabinieri. Sì. Noi diciamo che abbiamo delle stazioni da cui ci provengono le notizie relative a questo tipo di reato e sono appunto Polizia Municipale in primis e Comando dei Carabinieri, ma anche dalla scuola, perché a volte i bambini rappresentano il riflesso di un disagio, il comportamento di un bambino è il riflesso di un disagio che si vive in casa, e quindi dalla scuola vengono allertate le nostre assistenti sociali e quindi inizia in questo modo un lavoro di rete che tende ad assumere quante più informazioni possibile per riuscire a comprendere il problema. Poi c'è l'utente che decide di venire direttamente a parlare con l'assessore ai servizi sociali
o piuttosto col sindaco stesso, perché a volte si ritiene che come ultima spiaggia il sindaco possa avere una soluzione al problema, e questi in sostanza sono diciamo gli attori principali. Partecipando agli incontri però organizzati sul tema Colorno, nella Casa della Salute, io mi sono resa conto che in realtà ci sarebbero altri soggetti molto importanti che si muovono sul territorio e che hanno notizia di queste cose, perché ad esempio l'assistenza domiciliare, sì, è uno di quei sistemi di penetrazione delle famiglie che sicuramente riesce a cogliere aspetti che dal di fuori, proprio ascoltando e basta e non vivendo la situazione, non si ha. E così diciamo questa rete che si sta cercando di costruire è fondamentale proprio per questo, perché sono cambiati proprio gli attori del sistema e quindi è importante avere tante centraline di ascolto che insieme aiutano a far emergere, ripeto, quello che molte volte resta latente, perché l'episodio di violenza conclamata che può essere, secondo me, la fine di un percorso che si è protratto nel tempo, oppure lo scoppio di una patologia che prima o poi si manifesta nella violenza, è un conto. Poi esiste invece tutta una forma di violenza quotidiana, no? Che sembra a volte in certi nuclei familiari diventare la normalità, sì. E quello è il brutto, perché ci sono donne che ho la sensazione ritengano che quella violenza sia rientri nella vita familiare, sia un aspetto della vita familiare alla quale occorre abituarsi e adeguarsi, e questo poi fa di queste donne degli esseri non esseri che vivono una vita che non è la loro vita in sostanza. Un progetto, quello dell'azienda USL, lo abbiamo accennato, che coinvolge anche il mondo carcerario. Dottor Derio, c'è un percorso che coinvolge anche, lo accennava prima, i maltrattanti, gli artefici della violenza. Lei ha portato avanti una ricerca proprio sugli uomini autori di violenza sulle donne. Sì. Io ho intervistato negli anni scorsi, per conto della Regione Emilia-Romagna e della USL di Modena, degli autori di violenza, sia in alcune carceri penitenziarie della nostra regione, sia seguiti dai servizi. E questo è importante perché, come accennavo prima, il problema della violenza maschile sulle donne è poco conosciuto dal punto di vista degli autori, cioè di chi commette questa violenza. E, è più facile da questo punto di vista, diciamo, demonizzare o trattare come mostri queste persone, ma lasciarli sullo sfondo, quindi non domandarci ad esempio quanto di quei modelli di pensiero, modelli di relazione, modelli di amore, modelli di famiglia c'è anche nella cultura condivisa, nelle relazioni, diciamo, che sono attorno a noi. Io una cosa che ci tengo a dire è che occorre dare più attenzione al lavoro che riguarda gli uomini, perché questo è qualcosa che in Europa succede già da molti, sì, anni. I primi centri sono nati in Norvegia alla fine degli anni 80, negli Stati Uniti ancora prima, in Italia siamo molto in ritardo su questo tema, solo negli ultimi 5-6 anni, diciamo, c'è stato un movimento, prima del privato sociale e poi anche delle amministrazioni pubbliche o delle USL, e adesso è una fase in cui stanno nascendo tutta una serie di percorsi sperimentali rivolti a uomini. Perché è importante? Primo, per comprendere le motivazioni che portano a questa violenza e quindi sapere dove intervenire e attraverso che modalità intervenire, e anche per capire quanto appunto di quegli schemi sono condivisi anche nei casi, magari, come dicevamo, meno visibili ma altrettanto importanti. Su questo aggiungo un aspetto: secondo me dovremmo considerare che abbiamo di fronte diversi tipi di violenza, non solo nel senso di violenze psicologiche, sessuali, fisiche, economiche, sì, eccetera, ma anche, io credo, di radici diverse della violenza. Cioè abbiamo sia forme di violenza che sono più corrispondenti a modelli culturali patriarcali, con una visione della famiglia, del ruolo del maschile, eccetera, molto definiti e con delle divisioni di ruolo o di lavoro molto ben categorizzate.
ma abbiamo anche tipi di violenza che rispondono più a una trasformazione delle relazioni tra uomini e donne, e in cui secondo me il ruolo maschile entra in gioco in maniera molto significativa. Non è un caso che una percentuale, ad esempio, dei femminicidi significativa avvenga nel momento in cui le relazioni si rompono, cioè quando gli uomini non riescono a affrontare le discontinuità nelle loro relazioni all'interno di relazioni che non controllano più, come avveniva, diciamo, in passato. Una violenza che non si consuma solo tra le mura di casa, una violenza che non è soltanto violenza fisica ma è anche violenza psicologica. Dottoressa Loss, gli occhi vanno tenuti aperti anche nell'ambiente lavorativo. Lei è presidente del CUG, Comitato Unico di Garanzia. Di che cosa si tratta? Spieghiamo. Un organismo istituito da una legge nazionale. In tutte le amministrazioni pubbliche dovrebbe essere presente questo comitato, che ha sostituito i comitati pari opportunità e le commissioni mobili che c'erano in precedenza. Si chiama appunto Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, il benessere di chi lavora e l'assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche, ed ha proprio come obiettivo quello di promuovere pari opportunità, promuovere l'assenza di ogni tipo di violenza morale, psicologica e di discriminazioni, non solo di genere ma anche di disabilità, di età, di religione, di etnia. Come comitato pari opportunità prima e comitato ora unico di garanzia, ci siamo sempre posti il problema di iniziare dal luogo di lavoro innanzitutto a lavorare sulla violenza. Violenza che si può manifestare con le molestie, per esempio, fenomeno anche questo sommerso, e che da una recente indagine vista comune del 2009, credo, si dice che coinvolga comunque il 9% di tutte delle lavoratrici, almeno 9% delle lavoratrici hanno subito o molestie sessuali o ricatti sessuali nella propria carriera lavorativa. Nell'azienda USL è stato diffuso un codice di condotta contro le molestie sessuali, è stato diffuso in tutti i presidi, anche con assemblee, con riunioni, ed è presente, credo, un importante strumento, che è la consigliera di fiducia. È una figura formata appositamente che può offrire in assoluta riservatezza a tutti i dipendenti interventi di consulenza, di ascolto e di mediazione, portando avanti in via informale ricomposizione di conflitti o anche contrasto alle molestie, per esempio. Parliamo ora abbiamo già toccato più volte il tema della provenienza delle donne vittime di violenza. Dottor De Rio, cosa ci dicono i dati a livello nazionale e a livello locale? Ma i dati sia a livello nazionale che locale ci dicono che questa violenza coinvolge grandi fasce di popolazione. Per dare un'idea, diciamo, a livello nazionale, abbiamo una ricerca Istat di qualche anno fa che ci dice che quasi 7 milioni di donne tra i 16 e i 70 anni, quindi quasi il 32% di questa classe di età, è stata vittima, almeno in un momento della propria vita, di violenza. Poi naturalmente abbiamo quasi 4 milioni sul piano delle violenze fisiche, abbiamo 5 milioni sulle violenze sessuali o 7 milioni addirittura sulle violenze psicologiche. Quindi è un problema molto diffuso e anche, io credo, molto radicato nella cultura, nella società. E questo tipo di violenza è una violenza che assume anche diciamo delle dimensioni radicali nella situazione in particolare del femminicidio, che è un problema che abbiamo iniziato a riconoscere e a acquisire consapevolezza soprattutto negli ultimi anni. Recentemente c'è un'indagine dell'Eures sull'omicidio volontario in Italia che ci dice che tra il 2000 e il 2012 in Italia sono state uccise 2220 donne, quindi un numero veramente enorme. Dall'altra parte abbiamo la consapevolezza che questo fenomeno è un fenomeno transculturale, nel senso che avviene in tutti i paesi del mondo, in quasi tutti i paesi del mondo, con diciamo, dati variabili,
E a livello, ad esempio, europeo, il tema del femminicidio è molto presente nei paesi dell'est, ma per esempio è molto presente anche in alcuni paesi del nord Europa. Penso a casi come la Norvegia, penso a casi come la Finlandia, penso a casi come la Germania, come l'Inghilterra e come la Francia, che hanno percentuali di rischio superiore ai paesi latini, quindi a Spagna, Italia e Grecia, quindi diciamo al contrario di quello che ci aspetteremmo. Esatto. Questo perché, come dicevo prima, io credo che ci sia anche una violenza, forse questa più radicale, che ci parla delle trasformazioni delle relazioni, della difficoltà di confrontarsi con relazioni in cui le donne portano la loro libertà, la loro soggettività, la loro autonomia e la capacità di fare scelte nella loro vita personale. Quindi questo richiama anche, se vuole, un problema maschile, che dietro il mito dell'indipendenza, dell'usare la donna, in realtà c'è poi un sottofondo, diciamo, che ci parla di quanto e gli uomini hanno bisogno e fanno conto, senza esserne consapevoli, delle relazioni fondamentali. Infatti non è un caso che questa violenza colpisse soprattutto nell'ambito domestico, cioè nell'ambito delle relazioni primarie. Il tema culturale ovviamente ha un ruolo. Ad esempio, prendiamo i dati locali. Il centro antiviolenza di Parma ci dice che nel 2012 si sono rivolte a loro circa 223 donne, e circa il 43% di queste donne sono straniere, quindi un dato alto. Così come è alto il dato degli autori straniero, il 38%, però notate che il numero dei soggetti stranieri è più alto tra le vittime che non tra gli autori. Anche questo un po' mette in difficoltà i nostri pregiudizi, no? Nel senso che qui si sovrappone probabilmente una violenza, diciamo, di genere maschile verso le donne, assieme a una violenza, diciamo, culturale, di modelli di superiorità che ci portiamo dietro, diciamo, da modelli coloniali e forse anche precedenti. Quindi dobbiamo stare attenti alle differenze, appunto, di modalità in cui emergono queste violenze, ma essere anche consapevoli che riguardano tutte le culture, anche se in modalità differente. Dottor Percudani, a proposito di integrazione, una delegazione di donne senegalesi ha visitato la Casa della Salute di Colorno nell'ambito di un bel progetto Terra e Salute che si snoda nei villaggi rurali del Senegal. È stato un momento di scambio e di confronto reciproco importante. Sì, recentemente presso la Casa della Salute di Colorno abbiamo avuto la visita di una delegazione di donne del Senegal e del Nord Africa, dell'area diciamo mediterranea, con la presenza anche del sindaco di Colorno, che è sempre presente, cioè molto vicino per tutte queste iniziative. Le signore si sono incontrate con operatori della Casa della Salute. È stato uno scambio estremamente interessante perché loro innanzitutto hanno presentato la loro realtà, le modalità con cui sono stati o stanno, per meglio dire, costruendo dei modelli di assistenza sanitaria in queste zone. C'è stato un confronto col nostro modo, anch'esso in fieri, di costruire un modello di sanità territoriale. E quindi c'è stata la visita della struttura, insomma, con uno scambio interessante. Personalmente mi ha colpito molto il modo in cui queste donne dell'Africa, sia del nord che subsahariana, hanno presentato la modalità di espressione del, chiamiamo, servizio sanitario, insomma comunque di un modello di sanità che stanno costruendo e che è molto incentrato sulla famiglia. Ecco, mentre da noi la famiglia sembra vieppiù un modello fragile, pieno di difficoltà, in questi paesi sembra veramente un punto di forza, tant'è che non presentavano i servizi come servizio al singolo, ma come servizio alla realtà familiare. Ecco, mi sembra che forse anche da noi ci sia qualcosa da imparare su questi aspetti, e che quello
che anche qui è emerso, possa trovare in questo tipo di presenza, in questo tipo di realtà, uno stimolo interessante. Un bel progetto davvero dove le donne ricoprono un ruolo centrale. Ora ci separiamo per una breve pausa pubblicitaria, tra poco. Di nuovo in studio, violenza sulle donne, stavamo parlando di integrazione, proprio di integrazione abbiamo parlato anche con l'assessore ai servizi sociali del Comune di San Paolo di Torile, Maura Zilioli. Una serie di iniziative davvero importanti per un tema centrale per tutte le comunità. Tra poco ricorrerà proprio la giornata mondiale della violenza sulle donne, un tema fondamentale per la vostra comunità, ecco, mettersi in rete, in questo caso in un'iniziativa partita dall'azienda USL, è fondamentale proprio per cercare di affrontare il problema della violenza sulle donne. Noi abbiamo aderito ovviamente alla proposta che l'azienda sanitaria attraverso questo progetto sulla violenza sulle donne, abbiamo aderito proprio perché ci sembrava non corretto, correttissimo, perché doveva essere una sensibilizzazione anche proprio sul nostro territorio. È riferito alle case della salute, ovviamente noi afferiamo alla casa della salute di Colorno, per questo motivo siamo stati anche noi avvicinati e comunque coinvolti in questa sensibilizzazione. Abbiamo anche qua nel nostro territorio aderito col patrocinio delle attività che faranno teatrale sulla nostra zona e proprio nell'occasione del mercato di sabato, dove appunto ci saranno delle azioni di questo teatro che porteranno insomma un po' a sensibilizzare e a far conoscere alle nostre cittadini le azioni che vengono svolte, le cose, la sensibilità proprio nei confronti della non aggressività, di tutto quello che insomma ci aspettiamo in una vita civile, in un paese civile, e noi abbiamo ovviamente aderito con molta positivamente, perché ci sembrava positivo e corretto porci in questi termini. Un intervento centrale che tra l'altro anche nel vostro comune deve interessare anche più culture, un'interculturalità, perché ovviamente tantissimi sono i residenti del vostro comune che sono extracomunitari, immigrati, quindi un lavoro ancora in più anche di culture e di integrazione. Ma infatti, perché nel nostro comune da tanto tempo, il nostro comune, cioè ci sono queste azioni da tanto tempo, perché il nostro comune sono anni, già dagli anni 90, che ha avuto, è stato interessato da migrazione, da immigrazione da parte di persone che arrivavano da tutte parti del mondo, dal sud Italia, dal nord, dal sud, proprio del mondo, e in modo anche molto, come si dice, cospicuo, perché i primi anni sono stati veramente delle flotte di persone che arrivavano in questo posto, proprio perché essendo un polo industriale molto, molto forte della nostra città, questo era attrattiva per tutte le persone che cercavano di lavorare. E questo ha comportato accessi alle scuole, l'obbligo scolastico, l'accesso alle nostre strutture, ai nostri servizi, ha fatto sì che insomma il Comune da tempo abbia individuato e abbia mirato delle risorse anche all'integrazione di queste persone, con eredità, con delle, come si dice, tradizioni completamente diverse anche dalle nostre. Capite bene che all'interno di una classe, quando ci sono tre o quattro bambini, uno viene dalla Cina, l'altro viene dall'India, l'altro viene dal Marocco o dalla Tunisia o dall'Albania o da tutti i paesi, perché noi abbiamo quasi tutte le nazionalità rappresentate nel nostro paese, capite bene che insomma si formano degli attriti, e la scuola è stata la prima a risentirne, è stata la prima che ha chiesto anche aiuto all'amministrazione. Poi vabbè, tutte le azioni attraverso i servizi sociali, l'integrazione, la casa, le possibilità di alloggio, le possibilità di avere anche dei contributi. Insomma, è tanto tempo che questa amministrazione si fa carico di una parte molto importante della società civile, del vivere civile, insomma, proprio perché devi mettere a mano tutta una serie di azioni molto corpose, ma anche che devono durare nel tempo, non sono cose che in un attimo si devono mantenere. Un messaggio perché si superi il problema proprio davvero della violenza di genere, della violenza nei confronti delle donne, che cosa culturalmente dovrebbe cambiare?
Quello che secondo me dicevo prima, il rispetto, il saper rispettare, non è tanto il fatto di una donna. Un uomo che non sa rispettare una donna non sa rispettare neanche l'altra parte della sua famiglia, non rispetta se stesso, prima di tutto, ma non rispetterà neanche i suoi figli, perché comunque è una visione molto, molto minima della propria personalità. Vuol dire che non ha sviluppato bene la sua interiorità. Di nuovo in studio, dottor Percudani, parlavamo prima del ruolo del mediatore culturale all'interno della Casa della Salute. Qual è di preciso? Ecco, una delle principali innovazioni nel nostro modo di lavorare che ha introdotto la Casa della Salute è stato quello della presenza fissa del mediatore culturale. Presso la Casa della Salute di Colorno sono presenti due professioniste, una mediatrice di Punjabi, di lingue indiane, e una mediatrice di arabo, e poi con la possibilità di avvalersi occasionalmente, in caso di necessità, anche di altri mediatori di altre lingue, qualora questo sia necessario. Queste figure che all'inizio sono state pensate come elemento per favorire la semplice mediazione linguistica in persone che abbiano ovviamente difficoltà con l'italiano, sono poi cresciute nel corso dei mesi, divenendo importanti soprattutto con l'aspetto della mediazione culturale, ovvero di diventare strumenti, antenne sensibili, direi, per entrare in contatto non solo con la lingua di persone di altre nazioni che vengano ad abitare nel nostro territorio, ma anche per comprendere meglio le loro abitudini, anche alimentari, penso per esempio all'ambito diabetologico, ma anche per comprendere meglio la struttura della loro famiglia, il modo di comportarsi, eccetera. Sono diventate talmente importanti che sovente, soprattutto donne straniere, che sono quelle che accedono più frequentemente ai nostri servizi per necessità dei figli o di altro, sovente si rivolgono proprio al mediatore culturale come primo approccio e poi dal mediatore culturale vengono accompagnate nei vari servizi di cui vi sia necessità. Ecco, questo termine accompagnato mi piace molto perché è la figura di colui che accompagna, colui che ti è vicino all'interno di una struttura come la Casa della Salute, che per proprio mandato è o dovrebbe essere una struttura accogliente, mi pare che sia molto importante e finalizzata veramente ad essere accogliente, ad essere vicina a chiunque abbia bisogno. Violenze che si consumano tra le mura domestiche, ci sono spesso altre vittime, vittime che sono i bambini che assistono a queste violenze. Dottor Volta, anche questi bambini davvero devono essere intercettati, devono essere poi aiutati con un percorso ad hoc? Sì, guardate, il problema è complesso, nel senso che i bambini hanno il diritto di essere tutelati prima di tutti gli altri, per cui il superiore interesse del bambino è la prima cosa a cui pensare. E questo problema a volte rende più difficile l'avvicinamento della donna ai servizi, perché a fronte di violenze importanti e della decisione della donna di non separarsi immediatamente, non allontanarsi, il rischio che i servizi debbano, per tutelare il bambino, allontanarlo da questa famiglia è forte. Questo fatto crea quasi un conflitto fra i diritti della donna e i diritti del bambino. E questa è una situazione delicata perché anche al nostro interno, fra coloro che si occupano della salute donna e coloro che si occupano della neuropsichiatria infantile, a volte ci sono delle incomprensioni su che cosa è prioritario. Ecco. In una visione di insieme è chiaro che la cosa prioritaria sarebbe modificare il comportamento dell'uomo, la possibilità della donna di vivere serena e del bambino di svilupparsi come dovrebbe essere in tutte le famiglie. Ma volta per volta bisogna trovare un equilibrio fra
il tempo necessario per la donna a crescere nella motivazione di una chiarezza, di un aumento di chiarezza nella relazione con il partner a fronte della tutela necessaria per il bambino. È un tema sul quale si sta ragionando e si sta approfondendo l'argomento, ecco. E comunque il nostro mandato è quello della prioritaria attenzione ai bambini. Sì. Queste qui dei bambini ancora dico un'altra cosa, però sono delle cartine al tornasole molto importanti. E probabilmente nella scuola, lo accennava prima il sindaco, nella scuola i comportamenti dei bambini, i cambiamenti dei comportamenti sì. dei bambini o attraverso i disegni e altre cose possono essere dei segnali molto precisi di una situazione di difficoltà all'interno della famiglia. Sindaco, ne parlavamo anche prima, mettere in crisi alcuni modelli culturali e spesso l'emancipazione delle donne, questo è purtroppo poi sinonimo di violenza. Sì, perché non si ritrovano più questi uomini in quello che era il loro vissuto, in quello che era la storia da cui loro arrivavano e quindi soprattutto in una società diversa da quella che può essere la società, mi viene da dire, della campagna del Marocco, della Tunisia, perché in realtà proprio nel corso di uno degli incontri che abbiamo avuto con le donne del Senegal e le donne del Marocco e della Tunisia, è proprio venuta fuori questa cosa, che queste donne non avevano marocchine o tunisine, non avevano nemmeno la consapevolezza di quello che era il progresso fatto in materia dal loro paese di provenienza. Le leggi che esistevano, i centri che nel loro paese esistono per affrontare problemi di questo tipo. E quindi hai la sensazione che i luoghi di provenienza di queste donne siano luoghi lontani dalla città, siano luoghi dove l'emancipazione è ancora molto lontana rispetto invece all'emancipazione che le donne di quel paese stanno affrontando. Arrivano da noi e molte volte sono loro stesse catapultate in un'altra situazione di campagna, perché un conto è vivere in paese, un conto è vivere in una casa isolata in mezzo alla campagna, molto spesso sono donne che non hanno la patente, quindi è l'uomo che decide sì. quando è il momento di portarle in paese a fare la spesa al mercato o quant'altro, quindi vivono in una solitudine completa. Tanto è vero che abbiamo presentato un progetto alla Fondazione Cari Parma, che ci è stato per fortuna accolto, che è quello dell'acquisto di un automezzo finalizzato proprio a questo. Cioè con questa macchina che riusciremo a acquistare grazie al contributo della Fondazione, dei volontari nostri e le assistenti quando non ci saranno i volontari, hanno una mappatura di queste famiglie sparse per la campagna, noi gireremo, raccoglieremo le loro richieste, le loro necessità di venire in paese e le porteremo noi in paese senza aspettare appunto che in qualche modo la possibilità gli venga offerta da un marito a volte molto preso da altre cose. Dottore De Rio, nelle comunità immigrate emerge una violenza costruita su modelli familiari, questo è un elemento su cui riflettere. Sì, io ci terrei a sottolineare comunque che le comunità sono tante e che le culture sono tante, quindi quando parliamo di modelli di intercultura, di integrazione, di confronto culturale, dobbiamo stare attenti a non creare degli schemi noi loro, perché in realtà ci sono altri paesi, altre culture in cui il ruolo femminile è molto pronunciato, ci sono strutture quasi matrifocali, c'è un'autorità nello spazio pubblico femminile molto pronunciato, quindi bisogna vedere da paese a paese, da cultura a cultura. Certamente in alcune zone, in alcuni paesi, un certo tipo di organizzazione familiare è fortemente improntata a un modello patriarcale, con l'uomo ancora al vertice di questa organizzazione e la donna con un ruolo molto limitato. In questi casi non dobbiamo fare l'errore di trattare come pacchetti chiusi queste culture, quindi per un malinteso senso di rispetto prendere anche modelli di genere non rispettosi, ma dobbiamo saper aprire anche delle forme di confronto e al limite anche di conflitto per tutelare anche le possibilità di garantire la salute della donna e le sue possibilità di fare cambiamenti, di fare scelte nella sua vita quotidiana. Ci separiamo per un breve break pubblicitario, restate con noi, la linea alla regia.
Di nuovo in studio, combattere la violenza sulle donne, il tema che abbiamo affrontato oggi. Iniziative che non si esauriscono in una giornata, ma che segnano un percorso nell'ottica di un approccio di sistema per prevenire e contrastare l'escalation di femminicidi, di stalking, di maltrattamenti in famiglia. Per un cambio di rotta che sia un cambio di rotta culturale e sociale serve una rete forte che sul territorio sappia far interagire i servizi sociali e sanitari, le forze dell'ordine, il mondo politico, l'associazionismo, il volontariato, il mondo della scuola e non solo. Questo è davvero il fil rouge che lega le tante iniziative promosse dall'azienda USL di Parma di cui abbiamo parlato oggi. Ringrazio i nostri ospiti, dunque il sindaco Michela Canova, il sindaco di Colorno, per essere stata qui con noi questa sera. Grazie sindaco. Il dottor Paolo Volta, direttore delle attività sociosanitarie dell'USL di Parma, grazie davvero per il contributo. Il dottor Carlo Percudani, dirigente medico responsabile della Casa della Salute di Colorno al centro di questi progetti, grazie dottore. Il sociologo Marco De Rieu dell'Università di Parma, che è stato qui con noi questa sera, grazie anche a lei. E infine alla dottoressa Maria Grazia Loss della direzione delle attività sociosanitarie dell'USL, presidente del Comitato Unico di Garanzia. Grazie davvero per essere stati con noi questa sera. È davvero tutto per questa puntata della Casa della Salute. Grazie per l'attenzione. Vi auguro un buon proseguimento di serata. Arrivederci.